Il film inizia nel 1958, in una partita della Coppa del Mondo di calcio tra il Brasile e l'URSS. Lo stadio è pieno di una folla enorme di spettatori, pronti a guardare la tanto attesa partita. Allo stesso tempo, il commentatore parla negativamente della squadra di calcio brasiliana. La scena si sposta in uno spogliatoio, dove un giovane 17enne Pelé siede nervosamente in attesa che la partita cominci. È il più giovane giocatore che abbia mai giocato ai mondiali. In seguito, il film torna 8 anni prima in un quartiere locale del Brasile. Vediamo diversi bambini giocare a calcio, e uno di loro è Dico, di 9 anni, che un giorno diventerà Pelé. Lucida le scarpe per fare un po' di soldi, sperando che possa permettersi un bel paio di scarpini un giorno. Dico e il suo malizioso gruppo di amici vogliono sempre giocare a calcio, ma a causa delle loro misere condizioni di vita non possono nemmeno permettersi una palla con cui giocare. Così, i ragazzi rubano spesso le calze del vicinato e le modellano a forma di una palla per calciarla in giro. Giocano con la palla fatta a mano insieme e la lanciano di tetto in tetto senza lasciarle toccare terra. Un giorno, Nico viene rimproverato da sua madre per essere tornato a casa sporco. Suo padre, João Ramos, ha giocato a calcio come professionista, ma la sua carriera non gli ha mai portato molto in termini di denaro. La scena successiva si sposta in un pub locale, dove il padre di Dico e altri uomini sono riuniti ad ascoltare la telecronaca della partita dei mondiali del 1950 tra Brasile e Uruguay. Tutti desiderano che il Brasile vinca la partita, mentre ascoltano in silenzio il commentatore. Nel frattempo, Dico e i suoi amici scrutano attraverso il tetto rotto del pub. Sono anche loro desiderosi di conoscere il risultato della finale in corso. Purtroppo, il Brasile perde la partita e il padre di Dico scoppia in lacrime dopo aver appreso il risultato finale. Dico lo guarda dall'alto e anche lui inizia a piangere. Dopo la devastante sconfitta del Brasile nella finale del 1950, Dico fa la promessa audace e improbabile a suo padre che un giorno vincerà la Coppa del Mondo per il Brasile. Il giorno successivo, Dico si unisce a sua madre per lavorare. Sono stati assunti per pulire la casa di un ricco proprietario di una fabbrica. Lì, sua madre spiega che suo padre ha faticato a guadagnarsi da vivere come calciatore dopo un infortunio alla gamba, e questo è il motivo per cui lei non vuole che Dico giochi a calcio. Mentre sua madre esce dalla stanza, un gruppo di ragazzini ricchi, compreso il figlio del padrone di casa José, arrivano e iniziano a parlare di diversi giocatori di calcio. Dico sente i ragazzi discutere del torneo locale giovanile e apprende anche che un famoso scout professionista guarderà il torneo. Incuriosito, interrompe i ragazzi dicendo il nome di un famoso calciatore, Belé, ma lo pronuncia male come Pelé. I ragazzi ricchi lo prendono in giro soprannominandolo Pelé, un nome che all'inizio Dico detesta. Subito dopo, sua madre arriva sulla scena e lo fa scusare con José, anche se non ha colpa. Prima di lasciare la casa, Dico afferra un pezzo di giornale che menziona il torneo locale. Più tardi, informa i suoi amici del torneo e li convince a partecipare. Senza perdere tempo, Dico e i ragazzi si avvicinano agli organizzatori e si iscrivono. Anche se i ragazzi sono poveri e non hanno nemmeno le scarpe per giocare nel torneo, hanno delle incredibili competenze calcistiche. Vincono contro tutte le squadre e arrivano in finale, solo per rendersi conto che dovranno affrontare la squadra di José nell'ultima partita. José prende in giro Dico e i suoi amici, chiamandoli la squadra senza scarpe perché non hanno degli scarpini da indossare. Gli insulti influenzano profondamente Dico e il suo team, e così decidono di comprare le scarpe. Tuttavia, non hanno soldi, ma improvvisamente uno di loro escogita un piano per rubare pile di noccioline dai venditori vicini e venderle per ottenere scarpe di seconda mano. I ragazzi accettano immediatamente e procedono con il loro piano. I venditori notano però Dico e i suoi amici mentre rubano i loro sacchi di noccioline, e quindi ne consegue un inseguimento. Per fortuna, i ragazzi riescono a superarli in astuzia e raggiungono il mercato. Mentre vendono le noccioline, José e il suo gruppo si avvicinano a Dico e iniziano a prenderlo in giro per la sua squadra. Questa volta però Dico ne ha abbastanza, quindi prende a pugni José con rabbia. Una cosa tira l'altra e i due gruppi entrano in una rissa gigantesca. Più tardi a casa, la madre di Dico è preoccupata di vedere suo figlio tutto ferito. Lei gli chiede cosa è successo, e Dico mente semplicemente dicendo che è stato il suo insegnante a picchiarlo. Questo fa infuriare sua madre, così lei promette di parlare con l'insegnante il giorno dopo. Tuttavia, il padre di Dico l'interrompe e dice che parlerà con l'insegnante mentre lei si concentra sul suo lavoro. Il giorno successivo, porta Dico a lavorare. Lungo la strada rivela che sa della rissa e del torneo, ma invece di arrabbiarsi, il padre di Dico gli suggerisce di mettere da parte i suoi sentimenti e concentrarsi sulle sue abilità per vincere la partita finale. Consiglia a suo figlio aspirante giocatore di calcio che se vuole giocare professionalmente non può vergognarsi di quello che è.
Sapendo che suo padre è dalla sua parte, Dico è felice e determinato a giocare al meglio il torneo. Il grande giorno finalmente arriva, e tutti fanno il tifo per Osei e la sua squadra di ragazzi ricchi. Ancora una volta il ragazzo arrogante prende in giro Dico, e continua a chiamarlo Pelé. Nel frattempo, Dico e il suo team finalmente indossano le scarpe di seconda mano che hanno comprato vendendo le noccioline rubate, ma gli scarpini sono troppo grandi per i ragazzi. Una volta che la partita inizia, Dico e i suoi amici sono rallentati dalle loro scarpe troppo grandi. José e il suo team colgono questa opportunità e segnano gol su gol raggiungendo il punteggio di 6-0, il maggior numero di gol segnati in una partita nella storia di tutto il calcio. Mentre la partita procede, Dico si arrabbia quando gli avversari iniziano a giocare scorrettamente e José continua a prenderlo in giro. Ma proprio quando sta per attaccare José in un impeto di rabbia, vede suo padre nel pubblico e ricorda quello che gli ha detto il giorno prima. Dico poi decide di togliersi le scomode scarpe da calcio, di rilassarsi e di giocare come fanno nelle strade. Prende quindi la palla, schiva i suoi avversari e sorprende la folla con le sue incredibili abilità e segnando il primo gol. Subito dopo tutti i suoi compagni di squadra iniziano a togliersi gli scarpini troppo grandi e iniziano a giocare a loro modo. Dico e la sua squadra dominano il gioco, mentre passano la palla tra i loro avversari. Grazie alle incredibili capacità di Dico, la sua squadra riesce quasi a fare una rimonta clamorosa e alla fine riescono a portare il punteggio sul 6-5. Perdono la partita a causa del tempo, ma tutti sono ipnotizzati dal gioco di Dico e della sua squadra, quindi gli fanno una standing ovation e tutti iniziano a urlare il suo nome Pelé. Subito dopo il torneo Dico e i suoi amici vedono i venditori da cui avevano rubato noccioline l'altro giorno. I ragazzi iniziano a scappare e vanno nelle foreste, ma uno dei loro amici inciampa in un ramo e si fa male alla gamba. Dico lo aiuta e lo porta in una piccola grotta nelle vicinanze. Improvvisamente, inizia a piovere forte, e questo innesca una frana sopra la grotta in cui i ragazzi si stanno rifugiando. Dico, che ora chiameremo Pelé, riesce a uscire, ma l'amico ferito rimane bloccato all'interno della grotta, che viene presto ricoperta dalla frana. Nella scena seguente i venditori arrivano e tentano di tirare fuori il ragazzo, ma purtroppo è già morto quando viene liberato. Un Pelé devastato torna a casa e spiega tutto singhiozzando a sua madre, incolpandosi per la morte del suo caro amico. Per giorni Pelé rimane scioccato e continua ad incolpare se stesso per il tragico incidente. Per distrarlo, suo padre lo porta nel suo posto di lavoro. Lì, mostra a suo figlio alcuni trucchi di calcio giocando con alcuni manghi. Passando a qualche anno dopo, Pelé ha ora 15 anni e continua ad assistere suo padre nel lavoro di pulizie mentre si esercita con i manghi durante le pause. Un giorno, sua madre lo nota mentre si esercita con suo padre e infine realizza la passione di Pelé per il calcio. Lei decide così di chiamare uno scout professionista chiamato Valdemar De Brito per guardarlo giocare. Quando Pelé torna a casa, è felice di vedere De Brito che lo aspetta. De Brito, che è anche un ex membro della nazionale brasiliana di calcio, suggerisce a Pelé di partecipare ai provini della squadra locale. De Brito alla fine convince la famiglia di Pelé a lasciare che il fenomeno in erba esca di casa e provi a entrare nel Santos FC, un club di calcio professionistico. Nella scena successiva, Pelé inizia i suoi allenamenti professionali con il Santos FC. Tuttavia, diventa difficile per lui adattarsi allo stile di gioco europeo. Durante l'allenamento gioca male e viene persino rimproverato dal suo allenatore un paio di volte. Scoraggiato dalla sua prestazione, Pelé decide di tornare a casa per continuare a lavorare con suo padre. Alla stazione dei treni, De Brito si avvicina al giovane ragazzo e chiede qual è il motivo dietro la sua partenza improvvisa. Pelé risponde che pensa che il suo modo di giocare non sia accettato nel club, visto che persino l'allenatore non è soddisfatto delle sue prestazioni. De Brito spiega che il suo modo di giocare a calcio viene chiamato stile Ginga, che era famoso durante l'era della schiavitù. I schiavi erano soliti praticare una forma d'arte di autodifesa per difendersi dai loro crudeli padroni. Sono fuggiti nelle foreste e hanno continuato a praticare il Ginga. Dopo che la schiavitù venne abolita, gli schiavi scoprirono che il loro stile Ginga non serviva più. Così, per preservarlo, iniziarono a usare lo stile per giocare a calcio nelle strade. Da allora, il Ginga è stato utilizzato sempre di più. Tuttavia, i brasiliani hanno accusato il Ginga di essere la causa della sconfitta nella Coppa del Mondo del 1950. Questo è il motivo per cui la maggior parte degli allenatori vogliono allenare i giovani secondo le tradizionali tecniche di calcio europee. De Brito suggerisce quindi a Pelé di restare e dimostrare al mondo il suo talento, o tornare a casa come un codardo. Dopo che se n'è andato, Pelé ci pensa per un po', e alla fine decide di continuare ad allenarsi al Santos FC. Il giorno successivo inizia male per lui, siccome gli viene chiesto dall'allenatore di giocare secondo il piano di gioco europeo.
La partita non va però nel verso giusto per la squadra, così Pelé viene rimproverato dal suo allenatore e disprezzato dai suoi compagni di squadra. Improvvisamente, il giovane giocatore ricorda il consiglio di suo padre e di come si sia allenato con i manghi. Vede anche De Brito che tifa per lui, così Pelé decide di giocare nel modo in cui sa. Poco dopo Pelé riceve la palla e inizia a dribblare i suoi avversari. Calcia poi la palla con una rovesciata, come faceva una volta con i manghi. In questo modo Pelé segna il suo primo gol della sua carriera professionistica all'età di 15 anni. Il suo allenatore insieme agli spettatori sono sorpresi di vedere le incredibili abilità di Pelé. Con il passare dei giorni, Pelé continua a giocare con altre squadre in tutto il paese e a farsi un nome nonostante sia il più giovane giocatore a partecipare a un torneo professionistico. Sorprendentemente, si sposta dalla squadra giovanile alla squadra riserve e alla fine si fa strada fino alla prima squadra. Il suo stile ginga ortodosso è motivo di grande preoccupazione per il suo allenatore, ma non può discutere con i risultati siccome Pelé guida la squadra verso diverse vittorie. Un giorno, Pelé decide di fare una visita a sorpresa ai suoi genitori e porta anche dei regali alla sua famiglia. Regala una radio a suo padre e insieme decidono di ascoltare le convocazioni della nazionale per la Coppa del Mondo del 1958. Pelé non crede che sarà scelto, siccome è troppo giovane per giocare in nazionale, ma nonostante questo decidono di ascoltare l'annuncio e con loro sorpresa Pelé viene selezionato. Nella scena successiva Pelé si unisce alla squadra nazionale e tutti sembrano essere amichevoli. Tuttavia, i giornalisti li iniziano a mettere in discussione lo stile di gioco del Brasile e prendono perfino in giro lo stile di gioco Ginga, chiamandolo obsoleto e noioso. A rendere le cose peggiori, anche l'allenatore della nazionale di calcio affronta Pelé e lo mette in guardia dal giocare a calcio con lo stile Ginga. Il giorno dopo, Pelé decide di giocare il tradizionale stile europeo di calcio come suggerito dal suo allenatore. Diventa però difficile per lui adattarsi a questo stile e finisce persino per inciampare e farsi male al ginocchio. Quando il dottore lo esamina gli fa notare che potrebbe essere escluso dai mondiali a causa del suo infortunio. Più tardi quella notte, un turbato Pelé chiama sua madre per informare la famiglia del recente incidente e del fatto che probabilmente non sarà in grado di giocare ai mondiali. Nonostante ciò, sua madre gli dice di avere fede e gli consiglia di prendersi cura di sé. Finalmente il mondiale del 1958 inizia e la squadra brasiliana riesce a vincere le prime due partite. Tuttavia, a causa della brutalità delle partite, diversi giocatori della squadra rimangono infortunati. Così, gli allenatori non hanno altra scelta che chiedere a un Pelé inadatto di giocare la partita seguente. Inizialmente spaventato, Pelé si inventa un paio di scuse, ma l'allenatore lo costringe a giocare per il paese. Prima che i giocatori scendano in campo, l'allenatore ricorda ancora una volta a Pelé di giocare a calcio nello stile tradizionale europeo. Presto Pelé si unisce ai suoi compagni di squadra sul terreno e riescono a malapena a battere l'URSS e a raggiungere la semifinale con la Francia. In semifinale, la squadra brasiliana viene completamente dominata e la Francia riesce persino a segnare un gol. Durante l'intervallo Pelé sembra sconvolto, mentre si accorge dei giocatori infortunati nello spogliatoio. Demotivato, chiede a uno di loro di sostituirlo nel secondo tempo, ma il compagno di squadra rifiuta e rivela che non è in uno stato mentale adatto per giocare la partita. Inoltre, dice a Pelé che è stanco di giocare a calcio nello stile europeo e gli suggerisce di giocare usando lo stile Ginga in modo che possa davvero mostrare le sue abilità e, si spera, vincere la partita. Motivato dal sostegno del suo compagno di squadra, Pelé irrompe in campo con il suo stile Ginga. Dimostra anche una notevole velocità, atletismo e una visione del campo perfetta, permettendogli di segnare 3 gol e demolire la Francia con un punteggio di 5-2. Pochi giorni dopo, durante una conferenza con la stampa tra le due squadre finaliste, il Brasile e la Svezia, l'allenatore svedese beffa lo stile di gioco Ginga del Brasile e dice che perderanno la finale della Coppa del Mondo proprio come hanno fatto nel 1950. Frustrato, l'allenatore del Brasile si precipita fuori dalla conferenza. Di notte, Pelé chiama suo padre per informarlo della situazione, ma quest'ultimo gli consiglia di cercare di unire i suoi compagni di squadra in modo che possano vincere la partita. Il giorno seguente, durante la colazione, Pelé sfida i suoi compagni di squadra a portare la palla fino al faro più vicino senza farla cadere a terra, costringendoli così a fare gioco di squadra. I compagni di squadra accettano con riluttanza e iniziano a calciare il pallone senza fargli toccare terra. Vedendo questo l'allenatore si rende conto di aver sbagliato a insegnare ai ragazzi le tradizionali formazioni europee e successivamente si confronta con loro. Suggerisce alla squadra di giocare con lo stile Ginga in finale e dimostrare al mondo come il Brasile gioca a calcio. È il giorno della finale dei mondiali e i brasiliani hanno tutti gli occhi sulla loro TV per guardare la partita. Sul terreno la partita comincia e sorprendentemente la squadra svedese riesce a segnare il primo gol dopo 4 minuti dal fischio d'inizio.
Pelé viene continuamente pressato dagli avversari e si scopre che il loro piano di gioco è impedire a Pelé di toccare la palla. Nonostante ciò, la squadra brasiliana mantiene la lucidità e subito dopo Pelé riceve la palla e segna un incredibile gol. Alla fine, la squadra ne segna altri 4, arrivando alla vittoria finale con un punteggio di 5-2 contro la Svezia. Con questo, il Brasile vince per la prima volta i mondiali. I compagni di squadra di Pelé irrompono nel campo per congratularsi con lui e lo sollevano sulle loro spalle. La scena passa poi al momento reale in cui il Brasile ha vinto la finale nel 1958, dove Pelé viene acclamato dai suoi compagni di squadra. Nella scena finale, viene rivelato che il presidente brasiliano ha dichiarato Pelé tesoro nazionale nel 1961. Il GOAT del calcio detiene il record per il maggior numero di gol segnati ed è anche il più giovane giocatore ad aver segnato un gol in una Coppa del Mondo. È anche l'unico giocatore ad aver vinto 3 mondiali FIFA. Pelé è morto il 28 dicembre 2022, 10 giorni dopo la Coppa del Mondo FIFA 2022. Il suo ultimo post è stato un messaggio di congratulazioni a un'altra icona del calcio, Lionel Messi. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.